7 agosto, la 37esima edizione della Festa del Vino dei Colli del Tevere. Ripartiamo dopo 2 anni di pandemia e, come da tradizione, il caratteristico borgo medievale sarà la cornice della kermesse, volta a promuovere un prodotto tanto tradizionale quanto innovativo, il vino della Teverina. Circa 40 etichette di vini, 7 aziende produttrici, 5 taverne di ristorazione completa per più di 1000 posti, diversi punti di ristorazione veloce, visite guidate in cantina, zone di degustazione, spettacoli musicali e molto altro ancora rendono la rassegna unica nel suo genere. Oltre al borgo medievale, punto focale della manifestazione è il MUVIS, Museo del Vino e delle Scienze Agroalimentari, che vi aspetta per un'interessante visita. Il museo è inserito all'interno del vasto e articolato complesso produttivo dei Conti Vaselli, ovvero nella grande cantina distribuita su 5 piani, primo piano, piano terra e quarto piano sotterraneo, non più in uso da 20 anni. Il percorso è una discesa nella collina alla scoperta della produzione vinicola di ieri. Si scende per 27 metri sino a raggiungere la cattedrale, almeno 4, in cui è possibile ammirare gigantesche botti del diametro di 3 metri. La manifestazione è organizzata dalla Prologhi in collaborazione con l'amministrazione comunale e le associazioni locali. Rappresenta un'importante azione di valorizzazione territoriale ed è essa stessa attrazione per migliaia di turisti enos appassionati e giovani che giungono da ogni parte d'Italia. Ringrazio quindi i produttori presenti e tutte le associazioni che con il loro impegno contribuiscono alla buona riuscita della manifestazione. E ringrazio l'amministrazione comunale per il sostegno sempre costruttivo che ci manifesta. A tutti ancora un benvenuto alla 37esima festa del vino del Colli del Tevere e un augurio di buon lavoro a tutti i volontari impegnati per questi 5 giorni. Ancora una volta Castiglione in Teverina, un paese da gustare. Buona festa a tutti. Questa festa è il segno di una comunità che vuole tornare alla normalità. Immagino che questa manifestazione non sia stata fatta nei due anni precedenti. Quindi ecco, il segno appunto di una comunità che torna alla normalità e torna alle sue cose più belle. Cosa di più bello poi c'è di una festa nel segno del vino? Scusate, ma bisogna dire che sono un estimatore del prodotto. E che dire? Posso solo augurarvi una buona riuscita della manifestazione e un saluto a tutta la cittadinanza. 37esima festa, complimenti alla Prologhi e a tutte le associazioni che insieme all'amministrazione stanno organizzando e che animeranno questi giorni dal 3 al 7 agosto, ma è festa e si è sentito subito, credo che quello che ci è mancato più di tutti nei nostri comuni è il suono della banda. Io farei un applauso ai ragazzi che vedo qua, perché un paese è vivo quando si anima con l'armonia, e quell'armonia in un paese la mette solo esclusivamente la banda. Vedo anche qui altri ragazzi, quindi questa festa, questa 37esima festa nasce nel segno appunto della rinascita e soprattutto del coinvolgimento dei giovani qui a Castiglione. Quindi grazie Leonardo e buona festa del vino a tutti. Però penso che poi nel momento in cui c'è un'amministrazione che vuole riportare anche alla luce quella che è una festa ormai che è tradizione di Castiglione in Teverina, servono anche questo spirito di volontariato, e vi ringrazio ragazzi e ragazze, perché insomma tramite anche le associazioni si è potuto rimettere in moto dopo 2 anni di stop e di fermo. Io puntualmente vengo all'inaugurazione della festa del vino, qui con noi per motivi insomma personali non è qui presente il consigliere regionale Enrico Panunzi, di cui porto anche per lui il saluto. La regione è presente perché noi siamo comunque i referenti della provincia di Viterbo, teniamo particolarmente affinché la nostra provincia abbia il giusto riconoscimento, e noi ci riusciamo grazie a voi sindaci, grazie a voi amministratori e grazie al territorio.
è un territorio che vuole portare veramente puntualmente ogni anno, a prescindere comunque dall'emergenza sanitaria, dall'emergenza epidemiologica che ha fermato un po' anche la vivacità di queste tradizioni, ma comunque c'è la presenza, ci sono i cittadini, c'è la voglia di ripartire. E perché no, come dice anche Sua Eccellenza, ripartiamo anche con il vino, che comunque il vino, oltre ad essere comunque un buon intenditore, ma il vino è anche un momento di socializzazione, un momento di spensieratezza. Ecco, viviamo la rinascita di questo borgo bellissimo anche con un pizzico di spensieratezza che secondo me è anche il momento giusto di riprendercela. Quindi grazie, buon proseguimento e buona festa a tutti. Grazie. Io credo che il nostro obiettivo di amministratori locali sia quello di avere un occhio di riguardo verso i piccoli centri, sia anche attraverso le manifestazioni di promozione come questa, sia anche in tutto il percorso dell'anno, perché l'essenza e la bellezza di una comunità è 365 giorni all'anno. Spesso incontriamo delle difficoltà, non ultima di qualsiasi tipologia economica, tant'è che in quest'ultimo periodo abbiamo appunto dovuto affrontare delle difficoltà anche nell'organizzazione, però le difficoltà vanno e devono essere superate. Io a volte non solo difficoltà amministrative, ci sono anche delle difficoltà oggettive e personali. Io vorrei che Gabriella si posizionasse qui da parte a me. In quest'ultimo periodo abbiamo avuto anche noi delle divergenze anche personali, però abbiamo deciso di comune accordo di mettere da parte le divergenze, perché il nostro obiettivo era appunto quello di organizzare e mettere al nostro centro la nostra comunità, che è la cosa più importante che per noi c'è. Le divergenze erano dovute al fatto che diverse vedute per quanto riguarda appunto la nostra comunità, però come in questo caso noi abbiamo messo da parte e abbiamo colto l'occasione per cercare di ottimizzare i nostri rapporti per il bene e per il benessere della nostra comunità. Ecco, tutti noi amministratori dobbiamo fare squadra, superare le divergenze, superare ogni difficoltà economica, interpersonale, di qualsiasi tipologia di essi si tratta. Quindi questa è la testimonianza, gli amministratori locali della nostra Teverina sono qui e questa è testimonianza che la Teverina c'è la regione, c'è la provincia, c'è Sua Eccellenza. Questa è l'occasione e diciamo il faro che noi dobbiamo prendere come punto di riferimento, perché le amministrazioni, le associazioni, gli enti devono essere tutte quanti insieme, mano nella mano, per la promozione e l'obiettivo comune, che è quella della appunto la promozione dei nostri territori. Tutti i piccoli borghi hanno delle difficoltà, lo spopolamento, però è bene che ci sia collaborazione. I problemi, le difficoltà si superano prendendosi per mano, quindi questo è l'obiettivo primario per tutti quanti noi. Perciò poter riorganizzare la festa del vino nella sua forma consueta è emozionante, preponderante, forse non riesco a trovare le parole giuste per esprimere l'emozione che io come sindaco, ma come cittadino, e credo di poter essere portavoce di tutti i cittadini di Castiglione e Teverina in questi 5 giorni. Non conosciamo altro se non la festa del vino. Chiedo un applauso. Vi do il benvenuto alla 37esima edizione della festa del vino dei Colli del Tevere. Ora la nostra banda ci allieterà nuovamente con le loro melodie e poi facciamo un brindisi e taglieremo il nastro. No, dopo. Quando gli apostoli uscirono dal cenacolo il giorno di Pentecoste, li presero per ubriachi, perché erano ebri di spirito di vino, e qui questa sera saranno ebri di spirito di vino. E dunque, l'ebrietà è una cosa buona, quindi ringraziamo che sia allegria, bontà per tutti, e la Madonna davvero di
Castiglione, la Madonna della Neve, possa essere una benedizione per tutti voi. Posso benedire adesso? E la benedizione di Dio Onnipotente, per intercessione della Madonna della Neve, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Bene, ci avviciniamo per il brindisi. Finalmente siamo riusciti e ritornati ad organizzare la nostra festa del vino. Noi siamo in questo momento pieni di entusiasmo perché finalmente siamo ritornati alla nostra normalità, alla nostra festa. L'obiettivo principale della nostra festa è ovviamente la promozione del territorio. La base è quella prettamente di poter mostrare le nostre qualità organolettiche racchiuse nei nostri vini. Abbiamo 7 aziende vitivinicole che producono e mettono in mostra, in vendita i loro vini, e oltre a questo l'obiettivo è cercare nuovamente di essere una comunità attiva, piena e viva, con al fulcro il nostro vino. Dopo 2 anni di pandemia
Aspettavamo questo momento con tanta emozione perché tutto il paese ci tiene tanto a questa festa, apposta per questo siamo appunto alla 37esima edizione. È una festa dove lavorano oltre 400 persone, su 2.300 abitanti, 400 che si impegnano nello svolgimento della festa è un buon numero, insomma, questo fa capire l'impegno che abbiamo. Sono tutte associazioni di Castiglione che diciamo da quelli che hanno 16 anni a 70. Quindi sono tutti gruppi per età, ognuno ha la propria piazzetta e si gestisce il proprio stand. Infatti i ragazzi che erano lì all'inaugurazione erano della piazzetta delle scimmie, sono tutti ragazzi dai 20 ai 30 anni, poi c'è un'altra piazzetta che sono dai 16 ai 22, poi ci sono gli stand, quelli più anziani, che ci sono quelli che fanno proprio ristorazione completa, che sono appunto quelli che hanno fatto 30 anni fa la festa, che hanno iniziato. Sentivo da parte dei miei concittadini la volontà e la voglia di tornare a festeggiare il nostro nettare di vino, quindi sono stati giorni intensi, pieni di preparativi, di difficoltà da superare, però sentivo comunque da parte di tutti l'energia di voler e poter organizzare la nostra festa del vino. 400 volontari che nei vari stand mettono la propria anima nell'organizzare la nostra festa, quindi per me, che sono il loro rappresentante, è motivo di orgoglio oltre che di fortissima emozione. In questi giorni per noi la nostra comunità si colora dell'entusiasmo e della la forza di volontà di stare insieme.